Ciao a tutti, benvenuti fedeli follower della Fairy Family Film, vi ringrazio immensamente per esservi collegati in questo giorno così importante per noi, in questo giorno importante per noi, ma spero insomma che sia un po' importante anche per voi che ci avete accompagnato così tante, così spesso in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, in poche parole, in questo anno, perché ebbene sì, siamo qui per festeggiare il terzo compleanno della Fairy Family Film. Questa manica di disgraziati, un saluto a Massimiliano, un saluto a Giacomo, fatemi sapere se si sente, se è tutto bene. Quella manica di disgraziati che nell'ottobre del 2018 ha deciso di creare un canale YouTube senza grandi aspettative, senza grandi, diciamo, progetti o sogni, un saluto anche Giovanni, è arrivato a spegnere la terza candelina in questa occasione. Tutto perfetto, dice Giacomo, molto bene, importante che si senta, si veda tutto bene. E quindi, eccoci qua, noi della Fairy Family Film, eccoci qua noi della Fairy Family Film a festeggiare questa data importante. E per farlo, insomma, voglio parlare un po' con voi. Un saluto anche a Roberto, grazie, mi fa piacere che tu ce l'abbia fatta a collegarti con noi. Festeggiamo il compleanno della Fairy Family Film, terzo compleanno, un anno difficile anche questo per il cinema, un anno che solo in questi ultimi mesi ha potuto ricalibrare, tornare appunto a carburare, a dare il meglio di sé con cinema, film nuovi, film interessanti, film piacevoli, film anche non piacevoli, ma ci sta, perché il cinema sono anche i flop, sono anche i fallimenti, sono anche le stroncature e serie, piattaforme in streaming, insomma è un anno che ha portato un sacco di novità ed è un anno che voglio un po' riattraversare, ripercorrere insieme a voi, ma insieme anche a dei colleghi che verranno con me, perché qui vicino a me c'è una sedia vuota, nel corso di questa live avremo modo di riempirla. Allora, una cosa che voglio dire è sicuramente qual è stato, diciamo, un momento per me, un saluto anche a Corrado, grazie per essere ricollegato. Qual è stato per me un momento importante per quest'anno? È stato un anno sicuramente molto difficile, è un anno che mi è costato molto anche personalmente, non è stato un anno facile, abbiamo tutti vissuto in maniera sicuramente complicata i mesi del lockdown, i mesi della pandemia, questo inverno, primo inverno è stato veramente molto forte, molto difficile per tutti noi, soprattutto chiaramente ci sono stati un sacco di drammi, il nostro piccolo anche noi abbiamo dovuto attraversare dei drammi come canale per far fronte comunque a tutte le restrizioni, cinema chiusi, insomma noi viviamo anche di cinema, ci piace andare al cinema, è un'esperienza grandissima per noi andare al cinema, quindi abbiamo sentito tanto la mancanza di questo e questo si è sentito ovviamente ha avuto delle ripercussioni anche sul canale. L'anno scorso quando abbiamo festeggiato il compleanno della Fairy Family Film eravamo per esempio a 320 iscritti, adesso siamo solamente a 440, quindi c'è stato un anno che ci ha portato piuttosto poco in termini di iscritti, in termini di seguito. In queste due settimane sembra che il trend stia tornando a crescere grazie alle riaperture, però ecco, sicuramente dobbiamo fare i conti con questo, un canale che sta facendo fatica a decollare, a lanciarsi, perché ha dovuto fare i conti con un periodo molto difficile, quello della pandemia, quello del lockdown. Quali sono quindi le aspettative? Penso che mi piacerebbe vedere un film in vostra compagnia. Ma Roberto, ma organizziamolo! Ma perché no? Se c'è un film che vuoi vedere puoi sempre scriverci. Un saluto anche a Costanza e si può tranquillamente organizzare così poi ne discutiamo. E andiamo al cinema qualche volta, disponibilissimi. Per me non c'è stato un film e serie importante, nulla assoluto, esatto, ed è stato nulla che ha pesato molto. Guardiamo con ottimismo al futuro, ci sono i vaccini, ci sono riaperture, ci sono insomma tutte le norme di prudenza, Green Pass, Mega Green Pass, insomma tutte queste varie norme che abbiamo imparato a conoscere. Quali sono le aspettative per il futuro? Beh, io sono ottimista che quando ci rivedremo l'anno prossimo a quest'ora a festeggiare il quarto compleanno, perché una volta arrivati a tre non si può più smettere, quindi si arriverà per forza al quarto, non c'è tre senza quattro, io penso, sono ottimista che saremo almeno a 600 iscritti, sono convinto che i grandi film, i grandi blockbuster, le grandi serie, House of Dragons, Lord of the Rings, The Witch, insomma tutte le cose che stanno uscendo, tutte le serie Marvel, i film Marvel, le serie su Star Wars, ma tutto questo realtà qua sono convinto che ci porterà diverso seguito, un sacco di iscritti, quindi sono ottimista, direi che almeno 600 ci arriveremo, almeno 160 iscritti, se ne abbiamo fatti 120 in quest'anno così difficile, sono ottimista, 160 possiamo farli in questo altro anno. Dopo essersi lanciati un attimo col futuro, vorrei parlare però anche un po'
del passato, quindi come è stato quest'anno, come abbiamo vissuto nel canale, quali sono stati i miei video preferiti, speriamo come minimo, dice Giovanni, sì, come minimo, poi ovviamente ben venga tutto quello che si può fare di più, se arriviamo a 800, cioè, benissimo, benissimo, con tantissimi liberissimi. Qual è stato il mio video preferito di quest'anno? Facciamo un po' questa cosa, un po' trivia, un po' quiz, così, un po' questionario personale. Beh, il video che mi è piaciuto di più, in realtà, ci sono due video, Uno sicuramente è il video con i consigli di Natale, è un video che mi è piaciuto perché io non ho fatto assolutamente niente, il video in cui Costanza e Corrado fanno dei consigli sui migliori film di Natale da recuperare in occasione delle vacanze dell'anno scorso. È stato un video che ha girato mio fratello Giacomo, l'ha montato mio fratello Giacomo, l'hanno girato Costanza e Corrado, io non ho fatto niente, mi è veramente piaciuto un sacco. Mi è piaciuto un sacco perché molto spesso sono, diciamo, coinvolto quasi sempre nel fare video, produrre video, quindi non ho quel distacco, cioè è difficile per me essere spettatore di video. Non che mi lamenti, per carità, però sono comunque quasi sempre coinvolto e quel video di me non sono potuto godere da spettatore, è una cosa che non ho fatto niente, quindi mi è piaciuto molto anche per quello. Un altro video che mi è piaciuto molto è stata la prima live che abbiamo fatto su YouTube, infatti la novità di quest'anno, la grande novità della Fairy Family Film di quest'anno sono sicuramente le live. Abbiamo cominciato così un po' con dei protagonisti, assolutamente, assolutamente. Abbiamo iniziato prima su Twitch in maniera un po' scanzonata, poi siamo spostati su YouTube che è un po' di più il nostro territorio naturale con queste live. Abbiamo iniziato l'anno scorso e mi è piaciuta un sacco la prima live, la live che abbiamo dedicato alla Disney Investor Day, tutte le 20.000 notizie su nuovi film, serie di Star Wars, Marvel, Pixar, chi più ne ha più ne metta, e quindi ci è molto piaciuto, farla, erano belle le notizie, erano molto interessanti le notizie, è stato bello lanciarsi in questa nuova esperienza delle live, e quindi insomma anche quello è stato un altro momento importante. Un momento poi di cui, insomma, questi sono i video interessanti. I momenti che invece ricordo, che sono proprio, come dire, fissati nella mia memoria, che ricorderò sempre di questo anno relativo, legato alla Fairy Family Film, beh, sono sicuramente due momenti, uno bello e uno un po' meno. Un momento bello è sicuramente il 24 dicembre. L'anno scorso, 24 dicembre, stavamo facendo la live per augurarvi Buon Natale. Intanto Roberto ci dice, adoro i 49 1-2, Giovanni ci dice, vogliamo il sequel. Perché no, speriamo. Qualcosa si sta muovendo per Natale, un cortometraggio potrebbe anche venire fuori. Però non dico niente, non ho detto niente, quindi non confermo né smentisco. E proprio mentre facciamo questa live per farvi gli auguri, per farci gli auguri un po' come canale, è arrivata la notizia che avevamo raggiunto i 350 iscritti, è stato veramente un bel momento, molto così anche familiare, in cui abbiamo gioito insieme per questa notizia. Il secondo momento invece, un po' meno bello, ma che ricorderò sempre, sicuramente il 30 ottobre del 2021, quando ho girato la recensione della prima puntata di The Mandalorian. Stavo male quando ho girato quella puntata, avevo un sacco mal di testa, avevo un po' di mal di gola, non mi sentivo bene quando ho girato questa recensione, se la andate a rivedere, insomma, si può notare il mio disagio di non sentirmi bene. È stato poi il giorno, 30 ottobre 2020, esatto, il giorno in cui mi hanno poi diagnosticato la malattia, il Covid, e quindi insomma ricorderò sempre quel video perché è il video in cui ho iniziato a sentirmi male. Poi insomma sono dovuto andare in isolamento, in quarantena, è stata una cosa... 2021, pardon, avete ragione, no, 2020, ho detto 2021? Pardon, lapsus lingue, comunque ricorderò sempre il 30 ottobre, sì, Giovanni se la ride, scusatevi. Sono vecchio, ho appena fatto 25 anni, un quarto di secolo, lo sento tutto, e quindi insomma 30 ottobre 2020 lo ricorderò sempre anche per questo motivo, per questo video qua. Poi avrei 20.000, 1.000 altri video... I momenti divertenti da raccontare, perché sì, vuoi non mettere la prima recensione del primo film rivisto al cinema, quindi Black Widow, la prima recensione quando torni a casa e fai la recensione, sei tornato dal cinema, non hai dovuto vedere qualcosa in streaming seduto sul divano, ma sei proprio andato fisicamente al cinema, quello è stato splendido. È stato bellissimo anche smerdare il nuovo film di Fast and Furious, sempre usciti dal cinema, insomma ci sono stati un sacco di bei momenti. Roberto dice, io ho 25 per gamba, e insomma dai, intanto ci sei arrivato molto bene ad avere 25 per gamba, io 25 li ho fatti, vediamo come arrivo io alla cinquantina. E quindi insomma queste sono un po' le mie opinioni, le mie sensazioni per quest'anno. Ora io inizio a parlare invece con i miei carissimi colleghi, compagni della Fairy Family Film,
una colonna portante di questo canale, che soprattutto in quest'ultimo anno, da maggio in avanti, ha preso un ruolo molto importante nel nostro canale, che ci porta sempre un sacco di live, un sacco di recensioni, sempre di altissima qualità, è Giacomo. Giacomo è sicuramente una colonna. Io e Giacomo siamo le persone più impegnate in questo Natale, in questo canale, e lui più di me, indubbiamente, in questi ultimi mesi, da maggio in avanti, quantomeno. Purtroppo non può essere qua, non può essere qui fisicamente con noi, però non voleva ovviamente perdersi le celebrazioni, è ben vivo, ben attivo in chat, come potete vedere, non voleva perdersi le celebrazioni, e quindi mi ha mandato un messaggio da riportarvi, e io insomma ve lo leggo, perché è giusto insomma anche sentire la sua voce, pur a distanza, in questo festeggiamento. Allora, innanzitutto ci dice quali sono le aspettative per l'anno entrante. Dice infatti che, visto l'anno e mezzo da cui veniamo, sarebbe già un buon risultato poter continuare a fare come stiamo facendo negli ultimi mesi, grosso modo, quindi con il andare al cinema a vedere tutte le serie, non film di ripiego, causato dal fatto che nessuna casa di distribuzione ha il coraggio di portare al cinema i propri film, e vedere serie televisive, per le quali vale il discorso fatto anche per il cinema. Le aspettative venute per il canale invece vanno di pari passo, quindi con il cinema e la televisione a pieno regime, anche la Ferrari Family Film potrà andare a pieno regime, e quello che capiterà, qualsiasi cosa sia, sarà sicuramente una figata, dice Giacomo. Sono pienamente d'accordo con lui. Se dovesse dare un numero, quindi quanti iscritti vorrebbe avere entro l'ottobre dell'anno prossimo, quindi entro il prossimo compleanno, lui dice, per non esagerare, 550 iscritti, oppure per esagerare 600, quindi Giacomo si lancia più o meno in linea con me. Io sono stato più marcato, più diretto nel dire 600, invece Giacomo dice prudenzialmente 550, invece lasciandosi andare un po' di più, sbottonandosi un po' di più, anche 600. Qual è il video preferito di Giacomo per quest'anno? Beh, si dice che non ha un video preferito in sé per sé, si è divertito a fare i due episodi delle ferie del mestiere, e aggiungo io, siamo ancora in attesa di un terzo, se volesse andare avanti con questa interessante rubrica. Perché con tutte le nostre rubriche non è che faccia sfacere, non è che ha centinaia e centinaia di visualizzazioni, però comunque sono video sempre interessanti, e gli è piaciuta anche la prima recensione di Foundation, più che altro perché non si aspettava in questo secondo caso tutto il successo che ha avuto. Sono rimasto sorpreso anch'io, ma ovviamente positivamente sorpreso, e gli è piaciuto anche girare la recensione del Divin Codino, film su Netflix, uscito su Netflix, dedicato a Roberto Baggio, per chi non lo sapesse. Penso che le riflessioni emerse in quella recensione siano importanti, non necessariamente perché le ha dette lui, ma perché l'arte di essere fragili è troppo spesso dimenticata o nascosta oggi. Anche qui non si può che concordare con quello che ci dice Giacomo, l'importanza comunque di accettare, accogliere e far fronte alle proprie fragilità. Momento preferito, su questo siamo in realtà pienamente d'accordo. Momento preferito è la prima live. È vero che l'hanno fatta, no, non l'abbiamo fatta prima dello scorso compleanno, perché no, l'abbiamo fatta a novembre, quindi è già passato il compleanno, però sì, rientra comunque nel corso di quest'anno, è stata una cosa nuova e divertente. Sì, ci siamo lanciati con le live, è stato molto molto bello. Abbiamo iniziato prima su Facebook a dare queste mini pilloline di notizie, poi siamo lanciati su Twitch perché volevamo anche esplorare questa nuova esperienza, a volte ci piace anche avere nuovi stimoli, e poi insomma siamo rientrati, abbiamo messo in pausa Twitch per il momento, non abbandonato completamente, e ci siamo lanciati insomma a fare questi live su YouTube, come vedete anche adesso, che hanno insomma quale più quale meno anche un seguito molto interessante. Sempre bello fare due chiacchiere con voi in queste circostanze, in queste occasioni. Per quanto riguarda un messaggio alla nazione, Giacomo lancia anche un messaggio alla nazione, dice: fedeli followers, e soprattutto non ancora fedeli followers, seguiteci, sosteneteci, fateci sentire il vostro affetto. Sappiamo di non essere perfetti, sappiamo di poter migliorare, lo facciamo ogni giorno per ogni video, e più ci sostenete, più percepiamo il vostro affetto e la vostra vicinanza, tanto ci sentiamo spinti a migliorare. Stiamo tracciando un bel percorso, continuate a camminare insieme a noi. Quindi, insomma, questo è l'invito di Giacomo, un invito strappalacrime, non so come facciate a non iscrivervi o non seguire il canale se ancora non l'avete fatto. Queste sono le sensazioni, le riflessioni di Giacomo. Lo ringrazio molto per avercele fatte pervenire, anche se non può essere, ripeto, fisicamente con noi. Primo ospite, Urbi e Torbi, esatto, messaggio papale Urbi e Torbi. Ora, primo ospite di questo canale, ve lo introduco con due parole, con tre parole, Game of Thrones. Il massimo esperto familiare del Trono di Spade, una persona che segue forse il massimo, il più fedele
tra i nostri followers, non si perde una live, non si perde un video, molto spesso commenta, lui che ravviva le chat, lui che tutte le notizie, le breaking news, le cose, molto spesso lui che ci dice ah, che è uscito un trailer, andate a fare la trailer reaction, che questo spacco, questo è importante. Non si vede molto, non compare spesso, ma è una delle colonne senza dubbio della Fairy Family Film. Chiamo qua sul palco virtuale con me il mitico Giovanni Ferri. Prego Giovanni, non essere timido, vieni tra noi. Eccomi qua. Benvenuto Giovanni. Ciao a tutti. Caro fratello. Allora, l'anno scorso ti avevo... Allora, in occasione del primo compleanno ti avevo detto che speravi di arrivare a 1000 iscritti. Mm-hmm. E ti avevo un po' sputtanato nella scorsa live per questa cosa qua. In occasione dello scorso compleanno, invece del secondo, hai detto che speravi di arrivare a 500 iscritti. Quindi abbiamo abbassato il tiro. Sì. Però non ci siamo arrivati. Commenti intanto, Giacomo ti saluta, Massimiliano Invisibilio, ciao, con il suo ciao, grande ciao. Compagno di commenti sulle chat. 500 iscritti non ci siamo arrivati, qual è il tuo commento? Andate a cagare, merda! No, dovevate lavorare di più, evidentemente non siete in grado di fare niente, neanche gli obiettivi più minimi. Mm-hmm. No, con quello che potevamo fare, con il lockdown e tutto, non è che ci siano state tante occasioni di film e serie TV veramente... top quest'anno. Esatto. Film di Star Wars per esempio non ce ne sono stati, film della Marvel a parte questi ultimi mesi non ce ne sono stati. Diciamo che in un periodo normale secondo me l'obiettivo di 500, non dico 1000 perché effettivamente era difficile, però 500 era ampiamente raggiungibile perché alla fin fine ci siamo quasi arrivati, sì. Nonostante tutto. Mi ha detto che abbiamo raggiunto i 400 iscritti per Pasqua e siamo rimasti a 410 per tutte le vacanze estive e poi sì. La recensione di Foundation. Quindi un mesetto fa siamo arrivati a 440 iscritti, sì, perché... 30 iscritti in un mesetto. Sì, perché hanno iniziato a uscire queste cose questo autunno, questa estate, primavera estate è stata anonima dal punto di vista esatto. Cinematografico. Quindi alla luce di queste considerazioni ti faccio la domanda delle domande, quanti iscritti pensi che avremo raggiunto in occasione del prossimo compleanno, 23 ottobre 2022? Vabbè, sicuramente 500, spero. Ok. L'obiettivo, il sogno sarebbe sempre 1000, ma come l'altra volta abbasso un po' le pretese, sarei contento se arrivassimo a 600, ma sono fiducioso e dico che con il Trono di Spade, la serie TV prequel... Ti attendi poco, immagino. No, affatto, non mi piace molto. Sì, sì, sì. Il Signore degli Anelli, vabbè che è più verso settembre, tutti i film Marvel e Star Wars, dico che non proprio 800, ma ci potremmo avvicinare. Molto interessante, quindi Giovanni si sbilancia attorno tra i 7 e gli 800. Alla fine 300 diciamo. Iscritti, quest'anno ne abbiamo fatti quasi 150. Abbiamo fatti 130. 130 quasi 150. 120, 120. Possiamo farne più del doppio di quest'anno, considerato tutte le cose che potremmo non uscire. Dico di no, non dico di no. È possibile, è difficile, ma secondo me è fattibile. Roberto, e poi te ne restano 1000. Sì. Grazie Roberto, bella questa. Ci sta. Video preferito di quest'anno della Fairy Family Film? Allora, qual è dico... Che ti ha colpito di più? Secondo me... Concordo con ciò che è uscito dalla chat anche prima, i quarantenati, soprattutto quello, il sequel di Natale, natalizio. L'ambientazione natalizia. Qual è stata tra le varie scenette quella che ti è piaciuta di più? Probabilmente le scene in cui c'ero io. Le scene in cui c'eri tu, quindi quella col cane. Adesso, beh dai, quella col cane sì, perché c'era. Sì. Sì, dai, quella col cane. No dai, lì l'ambientazione natalizia era le vacanze natalizie che ti piacciono sempre a tutti e poi... è venuto fuori anche un bel lavoro, mi pare. Sì, sì. No, decisamente. Siamo molto quindi... soddisfatti. E non il video, ma il momento preferito. Quindi il momento dell'anno legato alla Fairy Family Film, che da qui c'è piaciuto tutti tranne al Grinch, ovviamente. Sì. Conosco anche Grinch in carne ed ossa che mi stanno seguendo adesso. E, ti chiedo, non il video, ma il momento legato alla Fairy Family Film preferito di preferito, quello che ti ricordi di più, che ti è rimasto più impresso di quest'anno. Tutte le live in cui era ora di parlare del Trono di Spade, io nella chat mi scatenavo e scrivevo 10 messaggi nel giro di 30 secondi, probabilmente quello, dai. Sì, sì, sì. In generale mi piacciono molto le live quando si inizia a parlare di serie TV, perché a me, oltre a piacere serie TV e live, mi piace anche parlare delle serie TV future, sì. Film futuri, quindi tutte le... tutti i rumors e quella roba lì. Potresti venire a fare una live quindi... con noi ogni tanto, buttarti anche in questa esperienza. Vuoi deludere il nostro pubblico? Giovanni, volete Giovanni fare una live? Prendere il possesso della Fairy Family Film, fatelo sapere in chat. Se vogliono, io... Leggo qualche commento. Matteo ci dice, anche il mio preferito è quello di 40 anni di Natale. Ottimo. Sì, sì, è davvero un bel video, modestamente a parlare. Viva Costi, per me.
Ma signora dice sì, 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 Roberto Costanzo tecnico di Jiu-Jitsu, Roberto Costanzo, vero, i nostri grandi maestri di Jiu-Jitsu, e quindi sì, sì, hanno questa cosa che li unisce. E lo vogliamo in live, cioè, Matteo, quindi occhio che ti hanno trovato un lavoro. Ottimo. Prima di concludere, prima di lasciare il posto a qualcuno. Però poi viene anche Max in live. Perché no, facciamolo. Facciamo un po', non so, il... Facciamolo. Dottore di spade Giovanni farebbe faville. Sì, sì. Anche, anche Elisabetta vuole. Adesso vediamo, ci penserò. Lascia prima di andartene, lancio un messaggio ai nostri follower. Hai un minuto tutto tuo per dire quello che ti pare. Adesso non ricordo ciò che avevo detto l'anno scorso, quindi forse mi potrei ripetere, però vi ringraziamo tutti, non che io faccia nulla, cioè non faccio nulla nella Fairy Family Film, quindi non è che devo ringraziare per essere iscritti al mio canale, però ringrazio comunque di essere iscritti al nostro canale, nonostante io faccia ben poco, e chiedo, se c'è persone che non sono iscritte, che sono collegate in questo momento, di iscrivervi, di mettere mi piace e di continuare a seguirci, a sostenerci, eccetera. Perché l'anno prossimo sarà un bell'anno, perché, come ho detto prima, Trono di Spade, Signore degli Anelli, tutti i film Marvel, Star Wars, sarà un anno, non vedo l'ora, teoricamente, almeno sulla carta, scoppiettante. Molto bene. E basta. Grazie mille Giovanni. Niente. Grazie. Ciao a tutti. Grazie Giovanni, è stato davvero molto piacevole averlo qua con noi, e non sarà l'ultima volta, mi sembra di capire, che lo vedremo in una live, perché Giovanni lo vogliamo. Introduco adesso un altro importante membro della Fairy Family Film, una persona che compare molto poco, molto raramente, ma quando compare fa sempre la differenza. È uno dei nostri attori di punta, l'avete visto nei quarantenati dove ha fatto Faville, sia nel primo che nel secondo. Ogni tanto compare in qualche recensione, per esempio in quella di The Last Dance, perché è un grande esperto di sport e film sportivi. Chiamo qua con me, sul nostro palco virtuale, il grandissimo, mitico Alberto Ferri. Prego, intanto Matteo, ci sono più di 10 spettatori, ma solo 8 mi piace. Quindi sì, se qualcuno vuole mettere mi piace, si senta libero di farlo. Ciao a tutti. Un saluto Alberto, come stiamo? Tutto bene? Si tira avanti, giustamente, dall'alto dei tuoi, cos'è, 15 anni? 14. 14, ok. Allora, l'anno scorso, in occasione del secondo compleanno, tu avevi detto che speravi di arrivare a 1000 iscritti. Cos'è andato storto? Ma non lo so, la vostra incapacità di, okay, di lavorare. Iniziamo a prendere le parole. Intanto la gente ti saluta. Ciao a tutti. Nei commenti. 1000 iscritti, avevi detto l'anno scorso, non siamo arrivati neanche a metà, ci sono stati un sacco di problemi, al di là della nostra scarsezza, che non voglio assolutamente negare. Per l'anno entrante, invece, entro il 23 ottobre 2022, cosa pensi, che aspettative hai? Cosa possiamo raggiungere? Cosa possiamo fare insieme? Beh, si prova quest'anno ad arrivare ai 1000 iscritti, direi. Quindi non demordi e insisti, ci credi? No, non bisogna demordere. Mm-hmm. Quali vengono i possibili momenti importanti in cui possiamo fare un sacco di iscritti? Pensi c'è qualche film, qualche serie che ci possa portare grande seguito? Boh, sicuramente i periodi di festa, di feste in generale, quando c'è più gente a casa, può essere un buon momento in cui spingere. Natale, Pasqua, in quei momenti lì, ma anche in estate in generale. Intanto Matteo ti dice ciao Luis Alberto. Perdoniamolo, arriva Filippo, è troppo un po' fissato. Ciao Matteo. Luis Alberto sta rompendo con la Lazio. Sì, interessante. D'accordo, qualcos'altro stai dicendo? No, ma quelli mi sembrano, potrebbero essere momenti chiave, diciamo. E domanda che ho fatto anche a Giovanni. Il video che ti è piaciuto, tu non sei uno che di solito esprime molto le sue opinioni sul canale, perché sì, insomma, giustamente, sono hai più anche, più. No, ma sì, ma poi insomma, non so se lo sapete, Alberto, lui gestisce anche delle pagine su TikTok, in cui è molto impegnato sui social, con successo anche maggiore rispetto alla Fairy Family Film, non abbiamo problemi a dirlo. C'è un video in particolare che ti ha colpito quest'anno, che ti è piaciuto, che ricordi sempre con piacere? Vabbè, mi è piaciuto intanto fare la reaction a The Last Dance, sicuramente, perché come anticipavi tu, insomma, sono appassionato del mondo del basket. E poi fare la recensione della serie su The Goat, è sempre tanta roba. Ci sta. E poi un'altra cosa che mi è piaciuta sicuramente è stata la reaction, il commento al film della Pixar, Luca, perché poi nei commenti c'è stato un po' di casino, insomma. Madonna, mi diverto con quelle cose. Sì, vero, vero, micidiale. È stato un sacco di polemica per quel video. E al di là del video che ti è piaciuto, un momento, LeBron, le voci, dice intanto le beast, Giovanni si è scatenato, si è triggerato nei commenti.
Al di là di questo, quindi del video, un momento in particolare che ti ricordi, che ti è piaciuto, che ti resta impresso, le brick, vabbè, che ti resta impresso nella, di quest'anno della Fairy Family Film? Ma sempre legato al, al The Last Dance, mm-hmm. partecipare poi non solo al, nel guardare la serie, ma poi anche nel fare il commento post-serie, mi è piaciuto. E allora viene a farlo più spesso, Pagliaccio. Perché lì è, insomma, è un argomento che mi interessa. Viene a vedere qualche film con noi e tanto, mica io e Giacomo saremo mica degli esperti, siamo solamente una vaccata dietro l'altra. Vabbè, più di me essere in due, essere in tre non cambia niente. E, va bene, allora grazie per questo. Vuoi lasciare anche tu, ti lascio un minuto tutto tuo, in cui prendi dominio del canale, puoi dire quel cacchio che ti pare ai nostri follower. Vabbè, anche due secondi, iscrivetevi merde, molto semplicemente. Okay, niente, perché vedo che la maggior parte guardano i video ma non mm-hmm. si iscrivono, esatto, quindi non va bene, e iscrivetevi perché dovete dargli ragione, dove farlo arrivare a 1000, così l'anno prossimo sarà lui a sputtanare meno. Esatto, il prossimo compleanno dobbiamo arrivare a 1000 entro il 23 ottobre l'anno prossimo, mi raccomando. E niente, e un messaggio per le fan che ci stanno seguendo, non c'è bisogno, non c'è bisogno, le senti già regolarmente. Certo, certo, d'accordo, grazie Alberto per aver partecipato, sicuro che ha fatto piacere a tutti quanti, certo, le persone che stanno seguendo adesso averti visto. E adesso introduciamo una delle grandi, forse non una colonna, ma sicuramente uno dei cuori pulsanti di questo canale, l'unica femmina che purtroppo partecipa per motivi anagrafici, non di sessismo, nel senso che la nostra famiglia è composta in questo modo, la persona che partecipa, chiedo di chiudere la porta perché si sente un po' di casino, se potete chiudermi la porta un attimo, e perdonate il bello della diretta, è una persona che non partecipa spesso ai video, ma quando lo fa lascia il segno, fa la differenza. Infatti non è un caso che i video in cui compare lei, che sono pochi ma buoni, sono video che hanno sempre un grande successo. Ha partecipato a video come I Quarantenati, ha partecipato a uno dei primi cortometraggi della Fairy Family Film, Omega, ancora nel lontano 2018, pre-pandemico, in cui tra l'altro profetizzavamo l'arrivo di un virus che avrebbe distrutto il mondo, quindi insomma è stato anche un po' inquietante nei momenti della pandemia. E molto di recente ha partecipato a un video in cui descriveva appunto e consigliava i migliori film di Natale. Non si tratta di questa bella creatura canina, ovvero Foxy, ma della mitica Costanza Ferri, che chiede di venire qua insieme a Foxy. Ma ciao bestia canina, un saluto a Foxy e un saluto anche a Costanza. Eccoci qua. Allora, abbiamo due femmine, le due femmine della famiglia, oltre alla mitica mamma. Allora, Costanza, l'anno scorso, in occasione del video in cui celebravamo il compleanno della Fairy Family Film, tu dicevi che saremmo arrivati a 20.000 iscritti. Ricordo male. Cioè, correggetemi da casa, mi sembra che Costanza avesse detto 20.000 iscritti. Sì, certo. Allora, invece siamo arrivati a 440. Il tuo commento riguardo a questa cosa? Peccato, meritavamo i... 20.000. Meritavamo 20.000 iscritti, secondo me. Anche Fox è comparso in qualche video, se non sbaglio, sì, nei quarantenati c'era anche in qualche recensione. E, allora, scherzi a parte, per quest'anno, per il 2021-22, cosa prevedi, cosa pensi che si possa raggiungere? Arriveremo ai 600. 600? Sì. Questo è il tuo numero secco sicuro? Sì. Poi speriamo nei 1000. Quale video, quale momento, quale uscita, quale film pensi che possa portarci un sacco di iscritti, un sacco di successo? Su cosa dobbiamo puntare? Facciamo un po' di toto YouTube. Ma sui film... sui film? Questo qua sicuramente è una cosa positiva, punteremo sui film. Su film quale in particolare? Ma non lo so. Ma sui film, sei TV appena uscite, non lo so. Se Fox comparisse più spesso in live avreste milioni di iscritti, allora faremo comparire un po' di più questa bestia carina, che poi si disaccia subito e quindi cerca di scappare. E, d'accordo, allora proseguiamo. Video preferito dell'anno? Ma assolutamente il video dei film consigliati a Natale, in cui c'ero anch'io. Assolutamente quello. Sì, video migliore. Molto modesta. Video migliore della serie mm-hmm. di film. Quindi Costanza con molto... modestia dice che il video migliore che ho visto più quest'anno è stato il video in cui lei compariva. E il momento preferito, un saluto a Foxy che se ne va, ciao Foxy, ciao bestiona. Momento preferito invece dell'anno legato alla Fairy Family Film, quale pensi che possa essere?
qual è quello che ti è rimasto impresso nel cuore e cui pensi sempre nei momenti difficili? Roberto dice modestissimo intanto, giustamente. Mentre giravamo in quarantenati, direi. Quale parte ti è piaciuto girare? Mentre picchiavo Giovanni. Mentre picchiavi Giovanni. concordo pienamente, se bello poter picchiare i fratelli impunemente. Poi da grande esperta di arti marziali, come Roberto ben sa, sa anche menare, giustamente. Intanto Matteo ti dice, non è modesta, è semplicemente obiettiva. Hai un fan in Matteo che ti dà supporto in questo. Grazie. Vuoi lanciare un messaggio, anche io ti lascio questo spazio, questo momento di potere assoluto in cui puoi dire quello che vuoi ai nostri seguaci. Allora, seguite la Fairy Family Film, mettete mi piace a tutti i video, guardateli sempre, commentate. Quando ti potranno rivedere? Volete rivedere Costanza, sì, vero? Sì, scrivetemelo tutti quanti. Sì, dai, sono bellissimi. Quando potranno rivederti? Non saprei. Molto presto. Vieni anche tu a fare una live una volta. Va bene, sembra che... Ottimo. Sono a studiare. Oh, questo qui diventa da buon compleanno a Fairy Family, diventa reclutamento della Fairy Family Film, Giacomo ovviamente d'accordo. Grazie. Costanza, grazie mille per aver partecipato. Grazie a te per avermi invitata. Grazie, la tua presenza è sempre più che gradita. Adesso, ultimo, ma non ultimo, intanto, se qualcuno vuole rispondere, se non l'avrei dovuto dire prima, però perdonatemi, se qualcuno di voi, follower più attivi, vuole rispondere in chat a queste domande, quindi dire qual è stato, qualcuno l'ha detto, il suo video preferito, il suo momento preferito, che aspettative ha per il nuovo anno della Fairy Family Film, può tranquillamente farlo, io insomma leggo sempre con piacere i vostri commenti, mi sento libero di farlo. Adesso è arrivato il momento di un pezzo grosso, un pezzo da 90 della Fairy Family Film, sugli 85 kg mi dice, forse non avrei dovuto dirlo pubblicamente ma ormai l'ho fatto, allora arriva una delle persone, è stato diciamo il grande boss della Fairy Family Film, ha creduto nella Fairy Family Film dall'inizio e l'ha finanziata prima che diventasse un po' più finanziariamente autonomo e potessimo arrangiarci un po' di più nel comprare le cose che ci servissero, sa sempre quando partecipa ai video, non succede spesso ma quando lo fa dice sempre delle cose interessanti, intelligenti, le sue recensioni sono sempre benvenute, è diciamo uno dei preferiti del nostro canale, quando compare un video le sue ammiratrici sono sempre molto molto vocali, la sua fanbase è sempre molto molto attiva, chiamo con me il mitico Corrado Ferri. Grazie Corrado. Ciao a tutti. Venuto. Allora, l'anno scorso, in occasione della celebrazione per il secondo comando della Fairy Family Film, tu non ti sei sbilanciato e mi hai voluto dire quanti iscritti ci saremmo arrivati. Quindi ti chiedo, sei contento di quello che abbiamo fatto? Ti aspettavi più, ti aspettavi di meno? Ma assolutamente, sono assolutamente contento. Penso che per un anno di magra come questo, nel quale comunque siete riusciti a parlare di cinema, parlare di serie TV, cioè a trovare degli argomenti interessanti, aver portato a questo numero di iscritti sia comunque un risultato più che soddisfacente. Beh, intanto ti salutano Roberto, Massimiliano, Giovanni. Sì, a tal proposito, visto che prima Edoardo diceva della serietà, volevo scusarmi, ecco, perché la signora del trucco e del parrucco prima di entrare in scena non era, era in pausa, per cui soprattutto il parrucco è un po' scadente, però insomma, ma pazienza. Grazie. Intanto Matteo ci dice una cosa molto carina, anche secondo me 440 non sono così pochi di fatto. Infatti. Comunque, grande Matteo, ogni sera, grazie, davvero un bel commento questo, ripetecelo più spesso. E adesso per l'anno entrante, adesso che sono ripartiti cinema, si guarda con un po' più di ottimismo al futuro, cosa, sbilanciandoti pure, cosa ti aspetti per entro il prossimo compleanno della Fairy Family Film? Ma io credo che appunto dopo questo anno di magra sarà un anno con parecchi spunti. Io penso anche che sia necessario, come dicevate prima, anche ampliare un pochino gli orizzonti, soprattutto gli interventi. Mi riferisco soprattutto agli interventi di Giovanni, che quando ci sono delle live interviene in chat con osservazioni, con un numero molto elevato di osservazioni, ma anche estremamente interessanti. Per cui un coinvolgimento
maggiore da questo punto di vista. Tutti poi vogliono sarà, Giovanni in live. Tutti vogliono Giovanni in live, anche perché è il massimo esperto di sì, sì. Trono di Spade o di altre serie TV. Penso che sarà un anno in cui ci saranno molte occasioni, molti spunti interessanti, per cui io penso che sia le video recensioni sia le live saranno molte di più rispetto all'anno scorso, e pertanto ritengo che anche il numero degli iscritti, il numero di coloro che apprezzeranno questo canale sarà in aumento. Adesso non voglio sbilanciarmi con i numeri che non è il mio campo, però penso che potremmo pensare tranquillamente di arrivare ai 600 iscritti è il numero magico per l'anno prossimo. In 4 persone, quindi penso che sia un numero, poi se non è 600, 580 o 620, però ecco, va bene uguale, ecco, minimo più di un centinaio di iscritti in più rispetto a quest'anno, penso che sia alla portata del canale. Insomma. Intanto vedo gente scatenata nei commenti, Roberto ci dice se sapevo mandavo la moglie per il parrucco. Grazie Roberto. Matteo ci dice sicuramente l'anno dell'Affari Family Film che verrà andrà meglio di quello del fantacalcio di Corrado. Giacomo ribadisce soprattutto meglio di quello di Matteo, qua col fantacalcio partono subito gli odi interni. Non commento, Matteo, non commento il discorso del fantacalcio, però ride bene chi ride ultimo. E Roberto poi in questo caso rido ultimo. In questo caso però anche in questo sei in buona compagnia, perché so cosa vuol dire arrivare ultimo al fantacalcio. Roberto poi si candida per fare la comparsa, se c'è bisogno ti chiamiamo assolutamente. Assolutamente. Certo. E adesso, video preferito di quest'anno? Il video che ti è piaciuto di più? Beh, o i video, anche a plurale? Allora, i video, mi ripeto in entrambi i casi, e non necessariamente in ordine di importanza. Beh, il video dei film consigliati di Natale è stato, no, non per il risultato, ma per la lavorazione, è stato un momento molto piacevole, molto divertente, in cui abbiamo lavorato insieme con Costanza per definire quali video, ecco, e poi è stato anche divertente realizzarlo. Ecco, pensate che ci stiamo ridendo su tutto l'anno, ogni tanto Costanza mi prende in giro per la mia pronuncia dei film. Ma volevo chiedere se ricordavi dei film inglesi, sì, Love Actually, ecco, così Costanza ride un altro po', ecco, però insomma così, è stato piacevole, ecco. Poi, ripeto anch'io, i Quarantenati, ecco, sia l'uno e soprattutto il due, ecco, entrambi questi video. Perché? Perché al di là del piacere di creare questi video, ecco, quando voi vedete un video, ecco, c'è sempre, il video è il momento finale, è il prodotto, ma c'è sempre una lavorazione che è impegnativa, ma anche piacevole di confronto, quando ci si confronta sulle idee, sui progetti, su tutto quello che fa da contorno poi ad un breve video anche di pochi minuti, è sempre estremamente stimolante. È estremamente stimolante anche per me che, avendo una certa età, non sono sempre in accordo o in sintonia, ecco, per cui mi devo sempre un pochino risintonizzare, rivedere e riaggiornare, ecco, per cui mi è piaciuto che abbiamo trattato un tema, un argomento di per sé anche drammatico, con una certa con due caratteristiche, con leggerezza e con ironia. Leggerezza che non è superficialità, ecco, ma è un modo di cogliere, di restare anche al di sopra delle righe, se vogliamo, e con ironia. Io credo che non abbiamo certo prodotto due capolavori della cinematografia, ma penso che questi due video acquisteranno un sapore particolare, un po' come il vino invecchiando. Ecco, fra qualche anno, quando tutto questo discorso sulla pandemia, questa situazione della pandemia sarà finita e magari anche un po' dimenticata, non voglio esagerare, però ecco, questi due
piccoli video saranno anche un, avranno anche un valore storico, ecco, dico storico tra virgolette, perché ripeto, ecco, farem vedere a scuola, sì, farem vedere gli scemi a scuola, ecco, però come eravamo, come abbiamo vissuto, che cosa è stato questo momento, ecco, ripeto, sempre con le dovute proporzioni, ecco, sono comunque due, mm-hmm. due prodotti così intesi un po' al, al divertimento, all'esagerazione, ecco, però secondo me hanno questa, questa importanza. Roberto concorda pienamente, ti dà perfettamente ragione nei commenti. Grazie io Roberto. Ti chiedo a questo punto, al di là dei video, qual è il momento che ti è rimasto più impresso di quest'anno legato alla Fairy Family Film? Quella cosa che ricordi nel bene e nel male o in entrambi i sensi della Fairy Family Film? Beh, un pochino mi ripeto, ecco, questi momenti in cui abbiamo lavorato insieme o tutti insieme come famiglia o insieme con Costanza per preparare quel video. Dopo, visto che tu prima, Edoardo, portavi anche un'esperienza personale, quest'anno è stato un anno anche difficile come famiglia, perché tu, Giacomo, avete lavorato distanti con il coronavirus, per un certo periodo non siamo riusciti a vederci, con poi le varie chiusure, zone gialle, zone rosse, e non sempre siamo riusciti, anzi siamo riusciti abbastanza raramente a venirvi a trovare o voi a scendere, così, per cui molto spesso le live, i video, al di là dei contenuti, hanno rappresentato per me l'occasione anche per vedervi dal vivo, insomma, ecco, per cui c'è una nota personale anche in questa esperienza del canale YouTube. Molto bene, molto bene. Sono d'accordo, anche a me Giacomo, quando eravamo sul Predazzo, faceva sempre piacere fare le live anche per sentire un po' aria di casa, per avere comunque, fare sempre due chiacchiere, quindi è stato, diciamo, sia da noi come autori che da voi come spettatori c'è stato, insomma, questo bel senso di unione, di raccordo. Matteo ci dice nella chat che sarebbe bello vedere qualche cortometraggio in più, e Giacomo dice che si impegnerà, che ci impegneremo a fare qualche cortometraggio in più. Sì, proveremo. I cortometraggi sono molto dispendiosi dal punto di vista del tempo, perché c'è tutta la parte di ideazione, girare, montaggio, che richiede, insomma, anche un paio di settimane di lavoro complessive, quindi insomma non è sempre facile, chiaramente girare una recensione o un talk in time è molto più semplice, comunque in una giornata puoi farlo. Mitico il mi sentite? sì, e non mi piace quel lapsus. Quale lapsus? Riferito a cosa? Non saprei. Comunque sì, proveremo a fare qualche cortometraggio in più, sono dispendiosi, certo, ma proveremo a portarne. Sì, richiedono più impegno, più che l'impegno, sai, è il tempo. Perché di solito di tratti quando li giriamo per Pasqua, li giriamo per Natale, perché sono un po' i momenti in cui tutto si ferma, si può rallentare, si ha più tempo per farli. E adesso, tra i vari impegni, le varie cose, il lavoro e qua là, non è altrettanto facile. Quindi ti impegneremo, stai per dire ti impegnerai rivolto a me. È certo, sei tu che hai mai detto di recente, lo spoilero tranquillamente, che hai un'idea per un cortometraggio, e quindi io stavo pensando a quello. Tu hai avuto un'idea per il cortometraggio, e quindi adesso la patata bollente è tua, e vedremo, ci darò una mano, ti supporterò, però l'idea l'hai avuta tu. Giovanni è disponibile una parte ovviamente sotto pagamento, certo. Come sempre divideremo in parti uguali i guadagni, e d'accordo, quindi grazie mille ancora per aver partecipato. Di niente. Torna presto a trovarci, magari qualche live tu andrai a farla pure tu. Arrivederci. Un saluto a Corrado, grazie, sempre bello vederti. Matteo si offre come attore? Perché no? Sarebbe bello fare qualcosa. Natale scorso erano tutti chiusi in casa e non si poteva fare, adesso invece si può fare anche qualcosa del genere. Ragazzi, cari, carissimi follower della Fairy Family Film, siamo arrivati ormai alla conclusione. Questa è stata una live molto interessante, molto bella da fare. Il tempo è volato, vedo che sono passati tre quarti d'ora, non me ne ero nemmeno accorto, è stato veramente molto molto bello. Non essere...
tra l'altro per una volta io a dover, come dire, parlare per 3-4 ore, ma poter anche star zitto e ascoltare gli altri, come sempre il mitico Corrado ha fatto Faville con i suoi ragionamenti, con i suoi discorsi, sono ha detto delle cose molto molto interessanti. Matteo intanto fa l'idiota in chat, offro a voi l'onore, Matteo, ma per favore ti offriamo la fama su un piatto d'argento, ma quale onore, ma quale onore. E quindi insomma io vi ringrazio. Prossimi appuntamenti della Ferie Family Film sono molti e molto numerosi, tra lunedì e martedì inizio settimana ci sarà sicuramente una live, ci sono un sacco di notizie interessanti, sia dal mondo DC, sia tragedie hollywoodiane, il caso di Alec Baldwin che penso siete venuti a sapere, insomma parleremo anche di quello, cerchiamo di raccogliere qualche informazione di più su cosa sia successo, come sia potuto succedere. Giovedì dovrebbe uscire il film Freaks Out al cinema, film di Mainetti che attendiamo oramai da più di un anno, da quasi 2 anni, e o io o Giacomo andremo a vedere per recensirlo. Foundation, come sempre, venerdì, la serie sta avviando verso la conclusione, e poi avanti tutta per il mese di novembre, dove avremo delle uscite importanti di film come Gli Eterni, film come Last Night in Soho e The French Dispatch, quindi Edgar Wright e Wes Anderson, due registi che noi amiamo. Sarà un mese molto molto intenso con un sacco di film e serie, inizierà anche Hawkeye, Occhi di Falco a novembre, quindi insomma anche la Marvel tornerà con forza sulla scena. E quindi insomma Giovanni, di sparare un paio di news, no non rovino la sorpresa, sarà poi Giacomo la sua settimana, inizio settimana, che vi porterà tutte queste belle simpatiche notizie. Io vi ringrazio davvero di cuore per essere per aver partecipato a questo live, restate così attivi e presenti nei commenti, grazie, siete voi insomma il cuore di questo canale, noi vi portiamo i video, ma se voi non li guardaste, non li commentaste, non ci offriste anche un feedback che noi non avremmo, diciamo, non avrebbe senso, sarebbe una cosa un po' così autoreferenziale, quindi davvero grazie, è sempre bello insomma arrivare a questi momenti celebrativi, a questi pietre miliari, è arrivato il terzo anno e adesso insomma pronti e carichi, guardiamoci indietro per un attimo all'anno passato, da quello che abbiamo attraversato, come siamo cambiati, come siamo cresciuti anche noi come persone, cosa abbiamo scoperto nel bene e nel male su di noi, sulla realtà che ci circonda, e poi dopo questo momento di commiato lanciamoci carichi a mille per l'anno prossimo, ci aspetteranno un sacco di cose, alcune belle, altre meno, ma tutte quante degne di essere vissute al 100%. Un saluto dalla Ferie Family Film. Ciao a tutti.